del premio. L'aneddoto riguarda le esperienze precedenti che erano state fatte con questo progetto, sempre all'estero, erano state fatte in Inghilterra, a Liverpool, Londra, anche a Shanghai, a New York, quindi in grossi centri, e gli organizzatori avevano stimato che con le 50 colonnine piazzate a Terni e la popolazione residente, il massimo che si poteva fare in 6 settimane erano 200.000 km. Siccome pensavamo a un viaggio nello spazio, ci eravamo resi conti che finire a 200.000 km significava stare lì in mezzo allo spazio, non c'era nulla. E la meta più vicina era la Luna, che era a 361.000. Quindi io ho proposto agli organizzatori, ma proviamo a lanciare per Terni l'idea della Luna. E Woody Allbert, con la sua esperienza, ha detto impossibile, anzi ha detto in inglese ovviamente impossible. Non ce la possono fare. E invece ho detto, vedrai che sarà possibile. E in effetti ce l'abbiamo fatta proprio l'ultimo giorno a mezzogiorno. Con qui a Berkeley, che è venuto apposta da Londra perché mi è rimasto impressionato dalla risposta della città che ha fatto quasi il doppio del previsto. E vi dirò di più che se non avessimo avuto il brutto tempo dei primi di marzo con il vento, l'acqua, i parchi chiusi per la manutenzione, sicuramente avremmo fatto meglio del mondo, perché la media era vicina a superare i famosi 394.000 km, che è il massimo mai fatto con i turisti. In maniera positiva. Allora, su questo il progetto Eurobis, che chi vuole può seguire il sito www.eurobis.it, che è dedicato appunto a migliorare gli stili di vita delle famiglie e dei bambini, questo progetto investirà su Terni e anche a breve cominceremo tra poco. Gianermella ha già fatto una proposta di camminate che saranno gestite un po' da Gianermella, che però non è matraca e quindi non riesce a fare tutto, e poi anche da una laureata nostra in scienze motorie dedicate solo a Terni. Quindi voi ragazzi che siete qui oggi dovrete essere un po' i testimoni in famiglia, portare i vostri genitori anche pigri a camminare. Noi faremo fine settimana, quindi sarà bello che le famiglie vanno insieme, organizziamo la camminata, una merendina salutare, e sono esperienze che rimangono poi nella vostra memoria. Vedete, da grandi vi ricorderete di queste belle cose, anche perché i dintorni dei Terni si prestano benissimo a queste cose. Oltre alle camminate, abbiamo intenzione però di continuare con questo gioco di contare i chilometri, e ci organizzeremo per fare un campionato umbro di cammino a piedi nelle aree verdi. Quindi metteremo in gara Terni con Perugia e con gli altri grossi comuni umbri, e vedremo alla fine chi fa più chilometri, chi vince la finale. Noi faremo come un campionato di serie A. Se dovessi scommettere su di voi, perché ho visto come vi comportate. Comunque questa è una bella idea per il 2016, se intendiamo organizzarci, e a fine in autunno possiamo anche fare a capo scuola delle comiche una bella festa per le famiglie e i bambini all'insegna dello sport. Questa è un po' l'idea che vi lancio. Ringrazio di nuovo tutti, e adesso ringrazio ovviamente la presenza della vicepresidente della Regione Umbra, Carla Casciari, che è sempre stata molto vicina alla progettazione di Eurobis e che è venuta appunto a premiare un po' tutti i partecipanti.